Salve ragazzi, benvenuti in questo nostro video. Sono invece che parlo e ci siamo in questo video. Ragazzi, oggi siamo con la reaction di Napoli-Juve. Oggi è una partita tosta perché Napoli dopo la vittoria in Coppa Italia si è già... Dopo la vittoria in Coppa Italia Napoli adesso è giocata con il sangue agli occhi, visto che è un po' motivato. Poi la Juve che deve vincere per allungare sull'Inter, se vince va più 6, visto che l'Inter oggi ha pareggiato col Cagliari 1-1. Tanto insieme il Nanetto. Vabbè ragazzi, niente, siamo direttamente all'inizio della partita. Ragazzi, è iniziata Napoli-Juve. Ragazzi, finisce il primo tempo di Napoli-Juve 0-0. Fino ad ora un primo tempo equilibratissimo. Cioè, si danno, sono alla pari praticamente. Primo momento Napoli-Juve, niente. Prendiamo direttamente l'inizio del secondo tempo. Madonna, sto mangiando la pizza intanto. Questa è l'entrata della partita. Direttamente nel secondo tempo, ragazzi. L'ingresso è molto ampio, luminoso. Per Napoli in questo secondo ragazzi, tempo. Ragazzi, inizia il secondo tempo, speriamo bene. Niente. Stacca De Ligt sul giocatore polacco. E niente. Facciamo dopo. Schifo esplode nel San Paolo. Al 18esimo si sblocca il risultato. Insigne è andato a cercare fortuna sul centro-destra. Ha guardato prima lo smarcamento di un compagno, quando ha visto che non c'era altra soluzione ha calciato da 25 metri con una traiettoria insidiosa. Szczęsny non ha respinto in maniera perfetta perché la palla gli è rimasta abbastanza centrale, e Zielinski sempre molto presente in tutta la partita, fa la cosa più importante fino adesso della sua gara, andando a ribadire in rete. Colpo fitto tra Sarri e Martuscello al 18esimo di secondo tempo, Napoli in vantaggio col gol di Zielinski. Quadrado sta un po' a guardare, probabilmente si aspettava una risposta migliore da parte del suo portiere. Vedi, la palla non era facile perché gli si è abbassata, capito? Szczęsny è dovuto compensare quasi la 2-0. Esploso il San Paolo in una stagione da incubo, ovviamente coppe a parte, il Napoli nella serata più importante, perché da queste parti la partita con la Juve è la partita dell'anno, in un momento di grandissima difficoltà il Napoli trova il 2-0 a 3 minuti e mezzo alla fine e vede vicina una grande impresa. È significativo che questo gol lo faccia Insigne, che in questa partita prima ha fatto quello che serviva, cioè faticare, lavorare con i compagni, poi nel momento in cui la partita si è aperta ha messo in campo la sua qualità. Abbiamo visto il dribbling precedente con la punizione e conseguente ammonizione di De Ligt. In verticale, lui che scatta con questa determinazione, sorprende una linea difensiva del Napoli che era stata perfetta fino adesso, soprattutto di Lorenzo, che in questo caso si appoggia, capito? Viene la Juve, ha trovato il gol con Ronaldo, ma non è bastato. Super spot.